Console, ma ci hai veramente creduto che io potessi passare dalla vostra parte? Guardami negli occhi. Pensavi veramente che io potessi tradire i miei compagni? Un rivolo di sangue scende dalla nuca del console. L'autista incredulo viene rilasciato a un solo compito: raccontare cosa sia veramente accaduto. La banda Corbari. Si conoscono nel freddo inverno del 1944, un inverno fatto di confusione, di caos, di scontri contro il regime fascista. Iris ha il compito di saccheggiare le banche con i soldi dei tedeschi e dei fascisti quando riescono a cacciarli. Tra Iris e Silvio nasce un sodalizio di amore e lotta. Entrambi vivono in un presente fatto di solitarietà e sacrifici, cuore in gola e adrenalina, combattimenti fulminei e spostamenti continui. Nessuno dei due si chiede cosa farà il giorno che la fine della guerra li riporterà ad una normalità. Devono sbrigarsi, i soldati circondano la capanna, Casadei aspetta, la miccia è accesa, dovrebbe esplodere, sono ottimi, interminabili, ma l'esplosivo non innesca. Mo che culo che c'hanno questi crocchi! Ma non mi scemi che... Un'esplosione spaventosa sembra frantumare l'intera montagna, come se fosse un vulcano in eruzione. La nuvola di fumo e polvere investe l'intera zona. Sono tutti al suolo, coperti di terra e cenere. Dopo qualche minuto di tombale silenzio, cominciano i primi bisbigli. Sciocci che botta! Un gruppo di militari è entrato in casa. L'ufficiale fascista spalanca la porta della camera da letto, ma Iris è pronta, dolorante ma pronta, con lo stem in mano, quello stem che ha impedito di mettersi in marcia quando avrebbero dovuto, quello stem traditore che le ha ferito la gamba. Ora quello stem spara! E prende in pieno il volto dell'ufficiale fascista. Si scatena l'inferno. I militari aprono il fuoco con mitragliatrici e mortai. La casa è sventrata dalle granate. Porte e finestre si sbriciolano, ma i partigiani non mollano. Rispondono colpo sul colpo. Alzati, Iris, ce la puoi fare. Stringi i denti e andiamo. Ma Iris non si alza. Non vuole andare. Sarebbe un peso e la morte certa per entrambi. Silvio, perché resti? Silvio, tu devi andare, non è finita per te, devi andare, lasciami qui. Smettila di sparare, lo vedi che nonostante i tuoi tentativi si avvicinano. Silvio, amore mio, grazie dei momenti trascorsi insieme, il coraggio che mi hai trasmesso, la voglia di libertà che abbiamo condiviso e coltivato insieme. Grazie Silvio, ma ora tu devi andare. Decisero di appendere anche i corpi di Iris Versari insieme ad altri partigiani della banda Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli. Quel giorno, 19 agosto 1944, i carnefici scattano una foto ricordo in quella che ritrae Iris mentre penzola da un lampione, scalza, le gambe scoperte, i lunghi capelli che nascondono l'oltraggio del cranio sfondato con i calci dei fucili. Silvio
Si notano a poca distanza due uomini in uniforme che la guardano e ridono. Sono loro, il dettaglio osceno di quell'immagine impietosa.